cari amici, bentrovati a Visioni. Questa è la puntata numero 11 della nostra trasmissione, che si occupa di arte, di cultura e di tutto quanto quello che in qualche maniera si aggira intorno alle espressioni culturali e artistiche. Questa volta ci siamo intrufolati per iniziare nel Museo Archeologico di Frosinone e tra tante scoperte ne abbiamo fatta una straordinaria che poi vedrete nel servizio. Torna poi la rubrica consueta sui libri e presenteremo un libro che si intitola Cuore a metà, dedicato a storie con interviste dirette a persone della nostra provincia che hanno deciso o sono state costrette a lasciare questa terra per trovare fortuna altrove. Per concludere la nostra rubrica Cinema e Ciociaria iniziamo a discorrere, a presentare uno dei principali personaggi, non che gli altri non lo fossero perché erano dei reali mostri sacri, Nino Manfredi. Quindi dopo Marcello Mastroianni, dopo Vittorio De Sica, ci occupiamo adesso di Nino Manfredi. Lo faremo in questa puntata e per le altre due a seguire. Quindi intanto iniziamo il nostro discorso dal Museo Archeologico di Frosinone. Qui, come vi ripeto, abbiamo trovato una scoperta fatta da alcuni professionisti di questa città e nell'intervista con la direttrice Maria Teresa Onorati, la direttrice del Museo Archeologico, potremo analizzare quella che secondo noi è davvero un'opera straordinaria. Dunque, vediamo. Qui c'è Museo Archeologico di Frosinone. Questa è una cosa interessante. Andiamo a vedere. Permesso? Oh, abbiamo qui, se non sbaglio, Maria Teresa Onorati, lei è il direttore di questo museo. Qui siamo nella sala d'ingresso del museo. Ma che cosa c'è in questo museo, direttrice? Cose. Iniziamo, iniziamo dalla profonda preistoria, arriviamo fino all'epoca romana e tutto quello che siamo riusciti a conservare, a convogliare e quindi ad esporre al pubblico è qui, sia dalla città che dal territorio circostante. Ecco, per esempio, che cosa c'è di molto interessante qui? Le prime cose che le verrebbe in mente, qui c'è una cosa che nessuno immaginerebbe che c'è. Ma molti cittadini non immaginano in effetti quanto sia stratificata, quanto sia antica questa città, perché appartenendo alla serie delle città a continuità di vita, la continuità di vita ha spesso perpetuato ma anche nascosto tutte le fasi precedenti. E quindi quello che è importante dire è che il museo invece rimette in luce l'antichità, innanzitutto con i reperti mobili. E abbiamo cose antichissime. Che significa i reperti mobili? Sono i singoli reperti che si ritrovano spesso proprio nel sottosuolo e si differenziano da quelli invece di natura immobile, cioè non sono i monumenti, non sono le case, non sono le mura, ma sono i reperti oggetti essenzialmente che possono essere appunto estratti, poi vengono restaurati e poi vengono esposti dentro il museo. Oh, benissimo, io qui vedo una cosa che mi colpisce particolarmente, cioè notizie storiche sulla città di Frosinone. Notizie storiche sulla città di Frosinone, io conosco diversi libri sulla città di Frosinone, ma questo non l'ho visto mai. Di che si tratta? E in effetti è un libro che è stampato nella serie Terre dei Volsci. L'editore è proprio il comune di Frosinone per il tramite del Museo Archeologico ed è un libro speciale, un volume speciale della serie Terre dei Volsci, perché edita un manoscritto rimasto inedito per circa un secolo, redatto da Francesco Stroppa, un ufficiale dell'esercito italiano che nel 1922 approda a Frosinone, rimane per circa 2 anni, e poiché questo ufficiale, come poi abbiamo scoperto in seguito, era un personaggio direi straordinario, sia dal punto di vista militare, perché era un pluridecorato, ma anche proprio come formazione era, naturalmente aveva studi classici alle spalle, Accademia di Modena, ma era uno storico e qualcuno che sul versante libico addirittura aveva studiato
e per primo aveva allestito il museo a Leptis Magna in Africa. Che cos'è? Leptis Magna era una delle metropoli dell'antichità, diciamo aveva un affaccio formidabile sul Mediterraneo. Quando Stroppa approda nei primi anni del primo decennio del 1900, era semicoperta ancora dalla sabbia. Le rovine eccezionali di questa città, che è di origine fenicia, poi diventa romana, poi diventerà araba con il nome di Lebda, ma vista la posizione si insabbiava soprattutto nelle fasi in cui non era viva, come tutte le città aveva fasi alterne. E quando Stroppa approda sulle coste della Tripolitania e viene proprio destinato a in questo posto, lui queste rovine le fa emergere, raccoglie tutti i reperti mobili e per primo istituisce un antiquarium e lo inaugura. Leptis Magna diventerà la città dove gli italiani istituiranno una missione di scavo che diventerà una delle più importanti missioni di scavo italiane al mondo. E quindi questo Stroppa arriva a Frosinone perché ha un incarico militare. Sì. E qui a Frosinone comincia a fare quello che sapeva fare, quindi anche il ricercatore. Esatto. A quel punto, dopo il periodo coloniale nella Tripolitania, Francesco Stroppa sarà impegnato anche sul fronte del Piave, ma nel 22 viene destinato qui a Frosinone, al distretto militare di Frosinone. Rimane appunto, come dicevamo prima, poco, circa un biennio, ma proprio per tutta la sua formazione e la sua incredibile capacità di sintesi, riesce a formare un'equipe di studiosi locali, lo aiutano, e lui mette a sistema tutte le fonti documentarie che aveva a disposizione, per noi ora perdute, in particolare dall'archivio. Andiamolo a vedere questo libro. Eccolo qua. Attenzione che c'è un impedimento qui per terra. Eccolo qua. Mette a regime tutte le fonti documentarie che ancora nei primi anni 20 esistevano, dalla documentazione catastale alla documentazione d'archivio, in particolare l'archivio municipale di Frosinone. Lì lui aveva tutte le delibere dal 500 in avanti, scritte tutte in latino, e a quel punto comincia a redigere un manoscritto che è Notizie storiche, lui intitola come Notizie storiche della città di Frosinone, e modestamente dice che lui vuole dare un contributo ai cittadini, in particolare ai frusinati, che cita sempre con la F maiuscola, e proprio ai cittadini frusinati dedica la sua opera. Ma nel 1924 Francesco Stroppa viene nuovamente trasferito, cambierà carriera, un personaggio straordinario che poi ritroveremo impegnato proprio a livello internazionale in commissioni che riguardavano i confini ed altro, e il manoscritto che aveva lasciato a Frosinone rimane dormiente. Allora, com'è stato scoperto? È stata una vera e propria scoperta, in effetti. Questo si deve in particolare a chi poi con me ha curato la pubblicazione del manoscritto, da Marcello Cervini a Gianmarco Spaziani, e anche alla pronipote di Stroppa, che è stata rintracciata, perché il manoscritto era firmato come F. Stroppa, un personaggio assolutamente sconosciuto qua a Frosinone. Quindi c'è stato il primo impegno di capire chi fosse. Sì, ma dove è stato trovato questo manoscritto? Allora, è una storia di scatole, in qualche modo, di scatole di documenti. Gianmarco Spaziani lo spiega bene nel suo contributo, nei contributi che precedono l'edizione del manoscritto. Era suddiviso, e quindi non si riconosceva più come storia unitaria della città di Frosinone. Sparpagliato. Un po' sparpagliato, diciamolo, smembrato, nelle carte dell'avvocato Vittorio Valle. Il famoso Fondo Valle, che in parte appunto ha preso e conservato proprio l'altro cittadino di Frosinone, che è Gianmarco Spaziani, perché è un fondo che un po' si trasmette di generazione in generazione. E quindi
sull'onda del fatto, il museo ha in corso delle ricerche in particolare proprio sulla parte alta della città e sull'acropoli e sulle mura difensive, proprio per questa esigenza di ricerca del museo, Gianmarco Spaziani e l'altro studioso che ha collaborato a tutta questa impresa, diciamo, chi è l'altro? Marcello Cervini, allora è venuto in mente di riguardare bene il fondo valle per capire se casomai ci fosse qualcosa che riguardasse le mura dell'acropoli di Frosinone. In effetti c'era una mappa, l'unica, e questa mappa aveva un numero in alto a destra, una numerazione, quindi parte di una numerazione. A quel punto c'è stata l'intuizione di capire che quella mappa era non isolata, ma faceva parte di appunto una lunga storia, lunga più di circa, arriviamo a 300 pagine, che appunto mano a mano sono state rimesse insieme fino ad avere questo meraviglioso, importantissimo manoscritto. Allora, importantissimo perché questo Stroppa ha potuto accedere a documenti che noi non abbiamo più e quindi ci ha riportato diciamo informazioni che non avremmo mai potuto avere. È così? È così. Quindi il manoscritto di Stroppa, editato con testo a fronte, è una miniera di informazioni per la storia di Frosinone, anche per quei periodi che vengono considerati completamente bui, come tutto il lungo Medioevo, proprio perché basato su documenti originari che ora non abbiamo, ma anche perché Stroppa, avendo una formazione sia militare e sia accademica, di un certo tipo, li ha tutti rigorosamente riportati, citati in nota, cioè è una storia scritta con metodo rigoroso, scientifico. Questo è l'altro pregio enorme del manoscritto di Stroppa che adesso è a disposizione di tutti. Ecco, allora, dicendola proprio papale, questo volume, questa storia che ha scritto questo militare, e a questo punto ha davvero benemerito, è una storia più credibile di tante altre che abbiamo in altre pubblicazioni che riguardano la storia di questa città? Sicuramente è la prima vera storia scritta con metodo scientifico e rigoroso. La differenza tra le pubblicazioni, e già all'epoca di Stroppa e anche prima, sta nelle note. Stroppa ha più di 1000 note, e cioè qualsiasi cosa lui affermi nel testo è documentata e ogni volta lui precisa dove ha attinto l'informazione, dai riferimenti dei testi originari o dei documenti originari, come si deve fare. In più, in tutta questa massa di documenti che lui aveva consultato e a volte tradotto, lui sceglie, seleziona alcuni e li riproduce interamente in appendice. Quindi il lettore, lo studioso, il ricercatore, il singolo cittadino, chiunque sia interessato alla storia della città di Frosinone, ha il modo non solo di leggere, ma anche di controllare qual è la fonte e la bontà, quindi, dell'informazione che gli viene data. Ecco, allora, per esempio, qual è un'informazione che ti ha davvero stupito, che hai letto in questo libro? Non ce n'è una in particolare, perché sono tutte cose abbastanza straordinarie, ma sicuramente con la scoperta del manoscritto abbiamo riscoperto una storia e un personaggio straordinario, Francesco Stroppa, che era dimenticato. Sì, ma noi non ci frega di Francesco Stroppa, ci interessa della città di Frosinone. Che cosa hai scoperto della città di Frosinone che non avresti mai immaginato? Poiché Francesco Stroppa proprio puntualmente cita per esempio tutte le famiglie di Frosinone, appena ha la possibilità di farlo, cioè i documenti che attestano, cioè non c'è una famiglia di cui non sia detto quando approda a Frosinone, e poi personaggi eminenti vengono poi dettagliati nel loro curriculum. Per esempio alcune famiglie, alcuni personaggi che non si immaginava che avessero risieduto e dato un contributo a questa città, emergono proprio dalla storia di Stroppa. Una delle famiglie che mi ha più colpito è una famiglia Bouchard, un cui componente, Matteo Bouchard, che era stato tribuno della Repubblica Romana della fine del Settecento, viene mandato in esilio proprio a Frosinone
e proprio a lui fa capo una collezione archeologica importantissima. Che noi... Allora, non ci possiamo, diciamo che per esempio è questo, non ci possiamo dilungare, diciamo, troppo, magari poi ci torneremo su queste faccende, però possiamo dire questo: questo libro è a disposizione, si può comprare, si può, quindi siccome siamo in prossimità delle vacanze, delle festività natalizie, mi sembrerebbe un ottimo regalo questo libro. In che modo si può acquistare? Voglio precisare che il volume è un volume intanto distribuito in tutte le biblioteche principali italiane e in quelle del territorio, quindi è consultabile da chiunque sia interessato. In più, invece, oltre a questo, si può acquistare, nel senso che uno acquistando questo libro ha una storia, la propria storia della città è rivolta soprattutto ai cittadini di Frosinone, in casa, lo può consultare quindi comodamente quando vuole, è in vendita presso il Museo Archeologico e quello che è importante precisare è che i proventi della vendita, tutti, sono a sostegno delle attività del Museo Archeologico, dei servizi gratuiti che eroghiamo alla cittadinanza. Ecco, si tratta anche, come possiamo notare e vedere, di una edizione di ottima fattura, devo dire, mi voglio complimentare perché è stata curata direttamente questa edizione. È davvero bella, un libro imponente, dobbiamo dire, e quindi insomma ci sembra un'ottima cosa, grande scoperta, grande interesse e grande regalo anche. Grazie. Grazie a voi. Allora, si è detto di questo libro meraviglioso, ma questo museo, che ormai ha più di un paio di decenni, diciamo così, fa tante attività, mette in piedi tante attività. In questo periodo che attività abbiamo qui, dottoressa? In questo periodo natalizio non potevamo non avere attività per i bimbi e appunto per questo periodo in cui i bimbi hanno più tempo libero dagli impegni scolastici e quindi abbiamo Natale al museo, sono dei laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni e sono, rimangono con noi per circa 3 ore. In queste 3 ore giocano come in antico, hanno una serie di giochi che si svolgevano, che i bambini tanti anni fa svolgevano, in più realizzano essi stessi dei giocattoli e questo è il Natale al museo, ormai una esempio tradizione. Ma l'esempio, cominciano con ricomporre un puzzle che viene addirittura attribuito ad Archimede e quindi sono solo 12 elementi ma con cui possono ricomporre animali o altre cose ed è divertentissimo. E dopodiché, per esempio, riproducono quelli che erano i giocattoli, soprattutto dei bambini romani, tipo il cavalluccio a carretto, che quindi è trascinabile, la bambola snodabile e così via, tutto attraverso l'argilla e con le loro mani. Peraltro sono giochi che possono poi regalare a loro volta. Ecco, allora, regalo da fare acquistando il manoscritto fantastico e anche portare i propri bambini qui al Museo Archeologico, dove possono imparare e nello stesso tempo divertirsi.
Cuori a metà è il titolo di questo libro che andiamo a presentare nella rubrica, che narra le storie, come vi stavamo dicendo, di persone che hanno lasciato la terra, la nostra terra, e per questo motivo si trovano con il cuore diviso dalla loro terra d'origine e la loro terra di approdo. Stefania Del Monte, che è l'autrice di questo volume di ricerca, ce lo presenta. Andiamolo a vedere. È lì insieme con Andrea Tagliaferri, che è stato il curatore del progetto. Andiamo a sentire. Ed eccoci nel nostro spazio dedicato ai libri. Torna in carne e ossa lo spazio dedicato ai libri, perché questa volta abbiamo autori nel nostro studio. Abbiamo non solo una persona come in genere abbiamo, ne abbiamo due. Abbiamo Andrea Tagliaferri, che in qualche modo è il nome tutelare di questa pubblicazione. Abbiamo Stefania Del Monte, che è l'autrice, uno degli autori. Adesso ci spiegherai bene tutta la faccenda. Il libro si intitola, ed eccolo qua, è il volumetto, Cuori a metà. Cuori a metà è un gran bel titolo, devo dire. Storie di ciociari nel mondo. Ecco, allora spiegaci un attimo, Stefania. Sì, allora, qualche anno fa con Andrea ci siamo sentiti e praticamente all'interno, insomma, nell'ambito del suo progetto del gazzettino ciociaro.com, e abbiamo deciso di avviare questa rubrica dedicata proprio ai ciociari nel mondo, un po' ispirati dalla mia storia personale, perché io sono originaria di Fumone, sono nata e cresciuta a Fumone, e poi a un certo punto mi sono spostata. Hai spiccato il volo, come spesso accade. E quindi, sì, proprio ispirata, diciamo, dalla mia storia personale, ho cominciato a raccogliere delle altre storie di conterranei che avevano deciso di trasferirsi, ma non solo, anche per esempio di persone che la ciociaria non l'avevano mai vista, ma erano comunque ciociari di terza, quarta generazione. Così, insomma, attraverso questo viaggio virtuale in giro per il mondo abbiamo alla fine, nell'arco di 2 anni, diciamo, raccontato diverse storie. Queste storie l'estate scorsa abbiamo deciso, insomma, di proporle. In realtà è una selezione di tutto quello che avevamo, diciamo, a cui avevamo lavorato nell'arco di 2 anni, e una selezione di queste storie è stata presentata qui in Cuori a metà. Cuori a metà, come dicevamo, perché comunque le persone abbandonano la ciociaria o comunque si trasferiscono, si allontanano, alcuni magari soltanto per un periodo e poi ritornano, ma ci si ritrova immancabilmente ad essere divisi tra il paese d'adozione e quello di origine. Quindi... Ed è una cosa certamente molto interessante. Allora, questo libro, chiaramente, voi come dire, siete degli assidui spettatori di visioni, sapete che ci può intrigare parecchio, perché noi siamo fissati con la faccenda delle origini della ciociaria, ma non in senso campanilistico, ma in senso culturale, e qui ci andiamo proprio, come dire, ad affondare il dito dentro questa faccenda. Andrea Tagliaferri, abbiamo detto il gazzettino ciociaro, Andrea Tagliaferri è un collega particolarmente attivo e alla Trenze. Allora, in che modo avete impostato questo lavoro, Andrea? Ma allora, intanto è nato quasi per caso, nel senso che da un fatto così di collaborazione è sfociata prima un'amicizia, poi avevamo questo pallino entrambi per la nostra terra, io sul territorio molto radicato, con radici veramente inespugnabili, e lei all'estero. E abbiamo cominciato quasi per scherzo, io ho dato il mio spazio più che volentieri, perché poi alla fine questa costola del gazzettino, la rubrica Ciociari nel Mondo, è diventata in realtà la parte preponderante del progetto. E ci tengo a parlare di progetto proprio perché in realtà questo libro che presenteremo sabato prossimo è proprio il punto di partenza, non tanto di... Domani lo presentiamo, domani. Sì, domani alle 11 presso l'Istituto Pertini di Alatri, dove la preside Greco domani, ore 11, ci ospita e... La ringraziamo, perché la scuola è stata subito presente. E quindi questo progetto in realtà poi è partito da solo, perché le storie che arrivavano erano sempre più belle, nuove, intriganti, e poi di giovani soprattutto. Non solo, però soprattutto di giovani. E ci siamo appassionati, e
È stato quasi una cosa naturale arrivare alla pubblicazione cartacea perché un giorno Stefania mi ha detto: io ho avuto un'esperienza, allora viveva a Praga, e ha pubblicato un libro lì che parlava di storie di italiani nella Repubblica Ceca e ha detto: ma perché non facciamo una cosa simile? Ed ecco qui che abbiamo lavorato un annetto al progetto, totale 2 anni perché da quando è partita la rubrica. Ed è piaciuto anche alle istituzioni, perché poi abbiamo insomma ottenuto alcuni patrocini come Certo, la provincia di Frosinone e l'Automobile Club di Frosinone. è una cosa che certamente ha il suo interesse. Io vedo che l'avete diviso anche in territori, Sì. no? Io vedo capitolo 1, Nord America. Allora andiamo ad aprire, mi piace molto scoprire queste cose così. E vedo Deb Caponera. Chi Caponera è è Deb proprio una Caponera? delle Eccola qua. persone che ho menzionato prima. E lei non aveva mai visitato la Ciociaria, suo bisnonno era partito, emigrato in America, e lei, come ciociara di quarta generazione, a un certo punto ha deciso di riscoprire le sue radici e qualche anno fa è venuta proprio a fare ricerche sui suoi avi e da allora praticamente si è innamorata, vuole trasferirsi qua. Lei vive a Brooklyn con il marito. È appassionata, praticamente segue moltissimo diciamo, la protezione per gli animali, così, però è anche una appassionata d'arte, infatti ospita moltissimi artisti all'interno della sua galleria a Brooklyn, però ecco, vorrebbe un giorno trasferirsi in Ciociaria e ripercorrere un po' le orme del suo bisnonno, della sua Quindi famiglia. Deb è una gallerista. Sì, lei ha un caffè galleria a Brooklyn e nel suo tempo libero segue tantissimo, diciamo, fa volontariato presso un canile locale e aiuta molto nella protezione Giuseppe Caponera, degli animali. questi sono tutti del paese tuo, Caponera. Ce ne sono parecchi, diciamo, perché ovviamente per me è stato più semplice in qualche modo rintracciare queste persone. Ovviamente molti di loro li ho contattati tramite i social network, tramite Facebook, alcuni li conoscevo già, altri, insomma, con altri sono nate amicizie strada facendo. Per esempio, in questo momento c'è la pagina aperta Simone su Diana. Simone Diana e Simone è stato già intervistato da moltissimi giornali perché lui è uno dei liutai più Sì, importanti questo al lo mondo. conosco anch'io. Esatto, Lo conosco è anch'io. una persona tra l'altro veramente molto molto carina, oltre che bravissimo, uno dei professionisti, insomma, a suo livello, diciamo, più bravi in assoluto. E lui si è trasferito da Veroli a New York e in questo momento Ecco, Andrea, tu che hai letto tutta questa roba, no? Qual è come dire, lo spaccato, la storia che ti ha più colpito di queste? allora, in realtà, più che una storia precisa, mi è piaciuta una sorta di coincidenza che è nata poi strada facendo. In realtà l'ultima parte del libro, per chi avrà il piacere di sfogliarlo, lo capirà subito, è dedicata a delle storie. Abbiamo voluto fare una sorta di parallelo con le storie di ciociari che sono rimasti, hanno avuto il coraggio di rimanere in ciociaria e di però farsi riconoscere nel mondo, quindi alcune eccellenze. Sì, Perché insomma ci interessante. teniamo a sottolineare che non bisogna sempre no, fuggire per avere successo e c'è un interessante fenomeno di cui magari parlerà adesso Stefania, di un ritorno insomma, che si sta registrando. E quindi ci sono delle storie di persone che ancora si dividono tra la ciociaria e l'estero. Mi viene in mente un'intervista che ho curato a Danilo Rossi, che è un pluricampione del mondo di kart, che adesso ha una casa costruttrice di telai famosa nel mondo e una scuderia, e che è imprendibile, non possiamo neanche averlo ospite perché è sempre in giro per il mondo, ma lui ha la sua base e la sua azienda con tanto di dipendenti, quindi da lavoro, qui in Ciociaria. Quindi forse ecco, un emblema delle storie potrebbe essere questa, come c'è un noto frantoio della zona, Interessante. insomma, che esporta Eh beh, prodotti, certo, sì, frantoio quattro ciocchi all'estero. ho avuto modo Stimatissimo in tutto il mondo. l'altro ieri c'era Lingaggi che registrava a Peroli Sì, alcune puntate della sì. sua cosa. Mi hanno chiamato per parlare un po' dei prodotti locali e ho avuto modo lì di, come dire, inorgoglirmi per questo primato. Certo.
Ecco, quindi questa cosa che diceva Andrea è molto interessante, questa faccenda delle storie di chi in realtà è rimasto. E del rientro. La cosa più bella, sì, infatti, diciamo, di tutto questo percorso, ed ecco perché, come accennava Andrea prima, noi parliamo di un inizio di progetto, perché secondo me qui, diciamo, siamo veramente solo all'inizio, ci saranno tante storie bellissime da raccontare, ma la cosa più bella è la tendenza che stiamo registrando negli ultimi anni di molte di queste persone che sì, amano fare un'esperienza all'estero, ma l'esperienza diventa temporanea, alla fine vogliono riportare diciamo, quanto le conoscenze acquisite a casa e fare qualcosa di costruttivo per questo territorio. Ed è bellissimo, per esempio una delle storie che abbiamo raccontato è quella della Taverna del Barone, e c'è Silvio che praticamente è la persona che gestisce oggi la taverna insieme alla sua famiglia, e lui è uno dei sociari che ha deciso di fare un'esperienza all'estero, è stato fuori un anno in Inghilterra, è tornato e diciamo quello che aveva imparato lì in qualche modo lo ha riportato indietro e applicato sul territorio. E io quando diciamo, vedo queste storie, anche, insomma, anche nel caso diciamo, delle eccellenze che abbiamo voluto raccontare, si parla di selezione veramente, parlo sempre di imprenditori visionari, perché secondo me veramente non è facile costruire qua, andando fuori insomma le cose diventano un pochino più semplici da fare, però per chi riesce invece a lavorare qui, ad avere successo qua, veramente secondo me si parla veramente di insomma storie di eroi in qualche modo. Ed è per questo, guarda, questa cosa che dici, sì. Come dire, è una riflessione che si fa spesso, ci si chiede spesso per quale motivo le persone che provengono dai territori come il nostro o come il nostro, in realtà riescano ad avere grande successo, perché ce ne sono molti esempi di personalità del nostro territorio che hanno ottenuto grandi successi altrove, proprio perché vengono da un allenamento fortissimo, cioè nel senso che gente allenata veramente a ottenere dei risultati in condizioni difficili. Quando trovano condizioni più facili eccellono, e questo è quello che succede spesso. E poi c'è un altro fenomeno che è molto molto interessante, il fatto che il nostro territorio in questo ultimo periodo viene scoperto sempre di più da stranieri che si stanno trasferendo qua, e quindi abbiamo veramente sempre più persone interessate. Per esempio in Inghilterra c'è il mito del posto al sole, e quindi io dico che la sociaria sta diventando un po' il posto al sole di tanti stranieri che la eleggono come casa, bellissimo. Quindi io ritengo che quest'opera sia meritoria, non solo perché chiunque si cimenti con cose del genere è meritorio, secondo me, ma in questo caso particolarmente perché è una produzione di ricerca, quindi stiamo parlando di realtà, cioè stiamo parlando di persone che veramente esistono, e stiamo parlando di storie molto interessanti, perché comunque sono storie di persone che aggiungono qualcosa a quella che è la nostra conoscenza del territorio, perché chi lo guarda da un'altra parte, da un altro punto di vista, ci dà sempre degli spunti molto interessanti. Quindi io sono particolarmente lieto di aver presentato questo libro, che immagino e spero possa essere reperito. Ecco, dove si potrà reperire questo libro? Allora, al momento è disponibile, diciamo, attraverso questi due appuntamenti. Abbiamo uno, sarà domani la presentazione ufficiale, quella che aveva menzionato Andrea prima, presso l'Istituto Pertini alle ore 11. L'altro è domenica pomeriggio 23 in centro storico a Fumone. Per il momento sarà possibile reperire in questo modo, però è possibile anche contattarci sia attraverso la pagina del gazzettino sociaro.com, e quindi insomma sia attraverso i nostri profili personali, e poi daremo tutte le indicazioni del caso. Ecco, allora io ve lo ripeto, se volete e ve lo raccomando, procurarvi una copia di Cuori a metà, che è un'opera veramente interessante. Basterà per tutti coloro che vogliono capire di più di quello che poi ci succede, perché quello che succede qui in qualche modo è molto collegato con le storie di chi
qualche maniera ci riguardano. Si può, a parte venire domani alla presentazione ad Alatri presso l'Istituto Pertini, il giorno successivo a Fumone dove? Nella piazza, diciamolo, del Castello. Nella piazza del Castello. Basta andare a Fumone, dall'altro andate a Fumone, perché Fumone è un posto spettacolare dove potete godervi una bellissima giornata. Tra l'altro domani sarà una sorta di mini evento, perché ci sarà anche una duo che si esibirà, e che è un'altra coincidenza di questo progetto, perché sono due ragazzi, di cui una originaria di Alatri, che vivono a Berlino da anni, hanno avuto un discreto successo, devo dire, anzi, ultimamente sono veramente sulla cresta dell'onda, suonano e quindi suoneranno, li abbiamo chiamati, saranno ospiti, saranno i Taki Maki. Perfetto, quindi c'è anche musica. C'è anche musica, una degustazione nostrana, sì, di prodotti nostrani, perché ci sono dei mecenati che ci hanno supportato, anzi, vanno ringraziati. Perché... E allora, se ci sono, li vogliamo... Certo, magari, assolutamente. E li vogliamo dire chi sono, diciamolo. I due patrocini li abbiamo detti, quindi l'amministrazione provinciale con il presidente Pompeo, che ha fatto anche un'introduzione al libro, l'Automobile Club con il presidente Maurizio Federico, però poi ci sono degli imprenditori locali che ci hanno dato una mano, che dicevamo prima... Nel mondo, e che sarà ospite con il presidente, che è di origini sociare. Il presidente dell'associazione italiana nel mondo, il presidente dell'associazione italiana nel mondo, Guido Vacca, è un sociale. Poi un ringraziamento a chi ci ha sopportato e supportato, che è il grafico di tutto questo lavoro, che di notte ha lavorato per noi nei ritagli di tempo, che è Francesco Caponera, fumonese all'estero, insomma, quindi vive a Londra. E poi ci sono, ecco, imprenditori amici, mi vengono così in mente, ad Alatri, insomma, in parecchi mi hanno dimostrato vicinanza. Amicizia e vicinanza a questo progetto. Sì, sì, ma devo dire, molte abbiamo... Sì. E allora, appuntamento a domani con questa presentazione, poi se volete, gazzettinociociaro.it, dove potete benissimo richiedere, mettervi in contatto per richiedere. Va bene? Allora, grazie. A tutti per averci ascoltato, lo ripeto ancora una volta, cuori a metà, mi raccomando. E per concludere questa 11ª puntata di Visioni, ci proiettiamo nella fase cinematografica e andiamo con Cinema e Ciociaria, insieme a Massimo Cardillo, a trovare un altro dei mostri sacri del cinema originario della nostra terra, della nostra provincia. Si tratta di Nino Manfredi, uno dei più celebri in assoluto, anche perché la sua popolarità è dovuta anche al fatto che dei personaggi che finora abbiamo recensito nelle nostre rubriche è stato il più recente. Quindi Nino Manfredi, io vi lascio con questa rubrica e ci vediamo la settimana prossima con la puntata numero 12 di Visioni. Grazie a tutti. Ed eccoci nel nostro spazio dedicato al cinema e ciociaria. Come di consueto, non possiamo parlare di cinema e ciociaria, non possiamo parlare di cinema in generale, non potremmo farlo, se non alla presenza e con l'aiuto fondamentale, diciamo così, totale, del professor Massimo Cardillo, storico del cinema, celebratissimo, il migliore del mondo, e quindi ci possiamo... È vero. Quindi Massimo Cardillo, qui con noi ancora una volta, e ci conforta. Parliamo di cinema e ciociaria, abbiamo iniziato con Marcello Mastroianni, abbiamo proseguito con Vittorio De Sica, e come non andare adesso ad analizzare, a presentare, a ricordare e a puntualizzare su Nino Manfredi, che conoscono tutti. Ma sì, è un volto, appena si pronuncia il nome di Nino Manfredi si sente la sua cadenza, e si vedono passare davanti agli occhi i fotogrammi dei suoi film. Molta gente lo ricorda soprattutto per quella fortunatissima serie di pubblicità televisiva, no? Più lo mandi giù, più ti tira su. Diciamo che soprattutto la voce e la mimica. Recentemente la RAI ha fatto quello sceneggiato sulla vita di Manfredi sino agli inizi della sua carriera, no? Ecco, Elio Germano, a mio avviso, è stato molto bravo, perché ha interpretato veramente Manfredi. Al di là della trama, il Manfredi di Elio Germano aveva le stesse movenze, gli stessi tic, gli stessi ammiccamenti, le stesse pause della parlata, diciamo in termini un po' popolari, di Nino Manfredi.
Quindi diciamo che è un personaggio che si è fissato nella nostra memoria, al di là delle battute su fusse che fusse la volta buona, eccetera, eccetera. Anche me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica. E certo, e le canzoni degli anni 70, insomma, non dimentichiamo, anzi, pizzica, non dimentichiamo che ha avuto successo anche come cantante, no? Infatti, era una canzone. Diciamo che è rimasto ed è nell'immaginario collettivo, a parte anche dei film drammatici che ha fatto. A me piace ricordare per esempio Giro Limoni, su cui poi potremo parlare anche più ampiamente in un'altra puntata. Ma Nino Manfredi ha fatto anche Vedo Nudo. Sì, ha fatto tanti film, alcuni molto molto importanti, come l'ultimo che ha girato, per esempio La fine di un mistero, sulla morte di Vedo Garcia Nudo, Lorca. Cioè, scusami se insisto su questo punto, perché Vedo Nudo è stato il primo film, cioè è stato il film che io avrei tanto voluto andare a vedere al cinema, ma non potevo perché non avevo l'età. Era un film vietato e io non potevo capire, perché c'era, mi ricordo, un manifesto un po' particolare in cui il Vedo Nudo era il vedo di un bellissimo posteriore di donna, diciamo. Io invece così. Il primo film vietato che ho visto, stavo ad Itri, conosci Itri, no? Certo, vicino a Formia, c'era La Sociale, vietato ai 16 anni. Io entravo gratis perché ero il figlio del maresciallo, avevo 8 anni o 9 anni e passai davanti alla cassa dicendo maggiorenne, grazie, e fui lasciato passare. I piccoli privilegi di paese. Lasciamo stare. Stavamo dicendo, Manfredi è un attore estremamente eclettico, estremamente versatile, passa dai ruoli drammatici di Girolimoni ai ruoli forti e molto, molto duri di Brutti, Sporchi e Cattivi, per esempio, passa da Il nome del popolo sovrano, Il nome del Papa Re, Magni, no, Pasquino, un altro sociaro, Gigi Magni, tutto il filone risorgimentale di Gigi Magni. Però non bisogna dimenticare che questo filone risorgimentale di Gigi Magni, anche la Carbonara, quindi sono Nell'anno del Signore, Il nome del Papa Re, Il nome del popolo sovrano, La Carbonara, La notte di Pasquino, no, non sono pochi. Poi Gigi Magni credo che abbia fatto anche Arrivano i bersaglieri, per rimanere in tema risorgimentale. Ci occuperemo di Magni perché di Magni, ci occuperemo. Cinema Ciociaria. Però Magni. Per rimanere in tema di risorgimento e ciociaria, io vorrei citare, Dario, casomai lo puoi chiamare poi tu in regia, uno sceneggiato del 56. Nel 56 la televisione in Italia esiste soltanto, credo, da 2 anni, si parte nel 54, ed è uno sceneggiato la stagione eroica degli sceneggiati, quando la televisione faceva anche educazione popolare, la televisione era una sorta di università popolare, si aspettava il film del mercoledì, poi c'era lo sceneggiato, c'era il teatro e così via. Lui, di Anton Giulio Maiano, interpreta una parte in uno sceneggiato molto bello intitolato L'Alfiere, da un romanzo di Carlo Alianello, ed è la storia del risorgimento, della conquista garibaldina del sud, vista però attraverso gli occhi dei borbonici, e pieno di attori che poi diventeranno molto famosi. E come c'è una chicca particolare in questo film, che figura anche un abbastanza giovane e molto bravo come attore, Domenico Modugno, che era anche bravo come attore in questi sceneggiati. E abbiamo recuperato proprio uno spezzoncino in cui si vede l'alfiere che torna al paese e incontra gli amici di un tempo, tra cui anche Nino Manfredi. L'alfiere, vediamo. Bentornato in casa alle Caldane. Caro Mimì. Ci ritrovi tutti, o quasi. Ah. Mario Spera. Come stai? Bene, te come va? Federico Postiglione. Benvenuto. Oh, ben trovato. Ugo Laurino. Salve. Ciao, Pino. Salve. Saverio Riviello. Oh, ciao, come stai? E Filippo Monaco. Filippo Monaco? Sì. Quel ragazzetto bruno che faceva sempre dispetti. O mi sbaglio? No, non ti sbaglio. E i dispetti li so fare ancora quando voglio. Bene arrivato a Tito, signor tenente. Vieni, Pino, vieni. Vieni che ti presento.
Come il giardino, tutto bambino. Sì, benissimo. Tutto Titina, bambino. Titina, questo è Pino. È un po' cresciutello. Mia sorella, te la ricordi? Titina, tu? Voi siete Titina. Sono cresciutella anch'io, non vi pare. Irene, Sofia, Luisa e Anna, tenente. No, niente affatto. Quando io gli mandai la lepre a sua maestà. Che lepre? La lepre famosissima, grossa come un capretto, che donna Concettina inviò l'anno passato al re per posta. E allora? Ve la rinviarono indietro dopo un mese, tutta verminosa. No, il re è tradito da quella masnada di ladri che gli sta attorno. E la gente ha detto, può darsi che a Tito ci sia una suddita fedele e leale. E noi nemica, che la dobbiamo fare al re. Viva la lepre di donna Concettina! Allora, dopo l'Alfiere, che abbiamo visto veramente, io sinceramente non sapevo di cosa stessi parlando, perché non conoscevo questa cosa, non l'ho mai vista, né mai sentito nominare. No, se poi qualcuno la vuol vedere, ormai YouTube è l'archivio delle meraviglie, se lo può vedere integralmente tutta la sceneggiatura. Certamente si può vedere, caspita se non me lo vado a vedere. Allora, io vedo però nella... perché Cardillo tutte le volte mi fa... una lista, io la devo la lista della spesa, io la devo seguire pedissequamente. Vedo che tu mi hai scritto viva il cinema e poi hai scritto chicca. Perché c'è scritto chicca vicino a viva il cinema? Viva il cinema è un film del 52, è un film del 52 di Enzo Trapani con Fiorenzo Fiorentini nella parte principale e c'è Nino Manfredi che fa una piccola parte, però è un film importante, Dario, nel quale ci siamo imbattuti in passato, tanti anni fa, sulla carta stampata. È un film importante perché è la storia di Fiorenzo Fiorentini, che è una persona modesta, però ha le velleità di entrare nel mondo del cinema, supportato dalla sua fidanzata Pallina. E a un certo punto succede qualche cosa, gli rifiutano il copione, lui sparisce, tutti hanno paura che lui abbia compiuto un insano gesto. Il film è bello perché sono anche degli spezzoni di film muto rifatto, eccetera, quindi è tutto un mondo. Insomma, il muto era sparito soltanto da 20 anni, agli inizi degli anni 30, il film è del 52, e quindi è sparito Fiorenzo Fiorentini. E tutti lo cercano, non si trova, e a un certo punto c'è questa carrozza, questo calesse su cui lo stanno cercando per tutta Roma, e un vecchio attore tra quelli che lo stanno cercando dice che Roma è diventata troppo caotica. Bei tempi, quando la sera o si andava al cabaret o si andava dai fratelli Bragaglia. E questa è veramente una firma messa, certo, sul cinema sociale, perché è la prova, certo, che questo film fatto da Trapani, Fiorenzo Fiorentini e gli altri, nel 52 era ancora vivissima il ricordo del Teatro degli Indipendenti, di Via degli Avignonesi, eccetera. Tutte cose che non è che potremmo recuperare, è che dovremmo recuperare. Che dovremmo assolutamente recuperare, tutta quella che è stata leggida, lunghissima, fantasiosa, incredibilmente creativa dei fratelli Bragaglia. Infatti, in questo film c'è una giovanissima e bellissima Delia Scala. Di tutto. E quindi, allora, nomi che probabilmente oggi a molta gente non dicono più niente, per quel discorso del cinema come fenomeno generazionale. Però, ecco, Fiorenzo Fiorentini è stata importante, Delia Scala è stata importante anche per la televisione. Ma lo stesso Manfredi è stato importante in televisione. Chi non ricorda
il suo incontro con Marcello Mastroianni in televisione, o gli sketch di Manfredi a Canzonissima. O anche Pinocchio, con la sceneggiata televisiva. Pinocchio e tanti altri. Comunque, ragazzi, ci andiamo a vedere un pezzetto di Viva il Cinema 1952, dove c'è la chicca. Dei tempi quando si andava dai Bragaglia. Per me è uno sbaglio cercare gli artisti a Cinecittà. Io lo so come sono queste cose, qualcuno lavora, si è stanchi, nervosi. Ai miei tempi i contratti si discutevano al caffè, da ragno, prendendo il cioccolato, oppure in un locale notturno, da Bragaglia. Ecco, sì, è vero. Tonino dovrebbe andare da Bragaglia, non è vero? Ma Bragaglia dopo tanti anni non c'è più. Però è un'idea. Ci deve essere un locale notturno dove si riuniscono gli artisti. Sì, è vero. Ho letto qualcosa nella posta della contessa Laila. Laila? Laila, sì, l'amica delle ragazze, quella che scrive su... Ah, Laila. Sì, ecco, come si chiama quel circolo? Aspetta, dunque... Il circolo del Ciacco. Ah, circolo del Ciacco. Si potrebbe convincere Tonino ad andarci. Ah, l'idea non mi dispiace. Beh, devo dire che in effetti è stato veramente anche emozionante vedere queste cose, almeno per me diventa una cosa emozionante. Io vedo, continuiamo a parlare di Nino Manfredi, vedo nella lista che Cardillo mi ha dato film girati a testaccio e poi nella spiegazione Carabinieri a cavallo. Il carabiniere a cavallo è... Film girati a testaccio perché? Perché era un quartiere molto popolare e quindi vengono catalogati in questo modo, no? Sui grandi motori di ricerca, come ci sono i film girati a Latina, come sono i film girati. Non so se abbiamo mai pensato di aprire un sito anche qui nella nostra provincia, dove il discorso diventerebbe molto articolato. Domanda: se uno volesse vedere adesso, in questo momento, andare in una cineteca comunale a vedere Carabinieri a cavallo, c'è una cineteca comunale con tutti i nostri film? C'è una cineteca provinciale? Ma non c'è neanche una cineteca, non è che non c'è una cineteca. Non c'è. Della serie, quella volta che Humphrey Bogart non volle fermarsi a Frosinone. Insieme con Carabinieri a cavallo Woody Allen. È un film di Lizzani del 61. È un film in cui lui è un carabiniere. La stampa, le recensioni a stampa parlarono proprio di un personaggio schiettamente popolare, cioè di un personaggio che si vede, il classico carabiniere che viene dal popolo. Si è sposato segretamente, quando i carabinieri non potevano sposarsi prima di una certa età, credo di ricordare che fossero i 28 anni, non si poteva contrarre matrimonio prima, e quindi da questo plot nascono una serie di equivoci. Tra l'altro lui è un carabiniere a cavallo e gli rubano anche il cavallo, quindi diciamo che Nino sta veramente inguaiato, e quindi anche questo è un film che fa parte della sua filmografia e va recuperato, perché al di là di Manfredi, al di là del cavallo, al di là del fatto che è anche uno specchio dei tempi, hai fatto caso in quanti film di 40-50 anni fa non si dica neri ma si dice negri? All'epoca non faceva effetto, e in questo film si parla in termini dispregiativi, per esempio dei Rom, che oggi ti bloccherebbero subito, non si potrebbe dire. Quindi questo è anche uno specchio, come dire, la cartina di tornasole, per vedere quanto sia cambiato non soltanto il cinema, ma il modo di esprimersi, il modo di parlare, il modo di poter interloquire, il modo di potersi relazionare con gli altri. Quindi c'è anche una sorta di sociologia della lingua che diventa importante. Io direi che questo Carabinieri a cavallo è una sequenza veramente bella, ce la possiamo vedere. Questa volta lo chiamo io lo spezzone. Il Carabinieri a cavallo di Rizzani, 1961. Il brigadiere Greppi. Lietissimo. Dottor Chiantini, piacere. Ah, il dottor Chiantini. Senta, Chiantini, noi siamo venuti qui al mattatoio innanzitutto per osserviarla. Sì, e poi per dare un'occhiata ai nuovi cavalli. Già, prima che li battano. Non sei tu. Fra tutti i cavalli che abbiamo visto, quello che somiglia di più a Rutilli è questo signore. Io ve l'avevo detto che non c'era. No. Ieri è arrivato un solo cavallo, nero, di razza araba. Sì, l'ho visto là in fondo, il quarto a sinistra, quello azzoppato. Come diceva? No, non è stato lui. Ah, non è stato lui, scusi. Sì, si è azzoppato ieri sulla via Cassia. E il padrone, uno zingaro, l'ha portato qui. Ha detto uno zingare? Sì. Brigadier, le due zingare. Quali zingare? Quelle che litigavano ieri a Villa Burghese. Ma è chiaro, stavano d'accordo con quest'altra zingara qua.
E non me lo potevi dire prima. E io adesso l'ho capito. Allora tutto è chiaro. Ecco con me. Visto, E voi altri parlate sempre male dei carabinieri. Sempre, sempre. È bastata una piccola traccia che tutto è stato ricostruito. Già. A uno zingaro gli si azzoppa un cavallo. Sì. Due zingare fingono di litigare, attirando l'attenzione di un carabiniere. Di un poliziotto. Di un poliziotto che scende da cavallo. Lo zingaro ne approfitta e si frega la bestia. Tutto chiaro, tutto risolto. Glielo dica ai suoi amici disfattisti, glielo dica. Ma guardi che io... Grazie, andiamo. Grazie tante, signor Chiantini. Lei ci ha detto proprio quello che volevamo sapere. Dai, dai. Tenga, ha già lei c'è pure le mani. Grazie, arrivederci. E hai visto, hai visto come ha funzionato il mio piano? Vabbè, ma pure io vi ho aiutato. Ma il piano è mio, per carità. E in viaggio di nozze dove sei stata? A Venezia, a Firenze, a Sorrento? No, la luna di miele l'abbiamo fatta in una stalla, dal Mariscalco e al mattatoio. Ehi, Francesco! Che i sindi hanno stranziato al Paccalino. Come avete detto? Non hai capito? Niente. Se dobbiamo andare dagli zingari bisogna che tu impari il loro linguaggio, sennò quelli sospettano, sono furbi come diavoli. Ah sì? E allora? È ancora intero, è già diventato bistecca lumbatina. No, no, sì, quello è ancora vivo. Ed eccoci tornati in studio dopo Carabiniere, dopo Il Carabiniere a Cavallo, dopo Il Carabiniere a Cavallo, film girato da con Dino Manfredi. Non tra i più noti, perché devo dire che Cardillo ci sta proponendo una selezione, almeno in questa prima puntata che dedichiamo a Manfredi, delle cose abbastanza particolari che quasi nessuno probabilmente ha visto o ricorda, devo dire, quindi questa è una cosa... Ma probabilmente li hanno visti, poi non si ricordano perché ormai siamo nel pieno della bulimia visiva, certo. Insomma, si confondono le cose. Capita di tutto, continuamente ti propongo. Se poi uno come me, non so te, è anche un appassionato dei fumetti e quindi o dei libri a fumetti o dei grandi romanzi a fumetti, a me è un discorso che interessa molto, quando si parla c'è una commissione, io sto pensando a Manfredi adesso, ma mi viene in mente che prima di venire qui sono stato in un negozio, quindi parlo di Manfredi, ma si sovrappongono le copertine di Tex Willer, si sovrappongono... Cioè è veramente la bulimia del visibile che poi diventa la bulimia del prodotto. Certo. Fra 50 anni, quando uno storico del cinema vorrà scrivere una storia politica dell'Italia degli anni che stiamo vivendo, dovrà per forza servirsi dei telegiornali, di Rete 4, Canale 5, Italia 1, di Sky, eccetera. Ma come farà? Avrà, mentre in passato c'era la scarsità delle fonti, adesso c'è un'abbondanza delle fonti, nessuno potrà citare e vedere tutto milioni quel, e milioni di ore di tutti i telegiornali della RAI, di Canale 5, di Rete 4, perdendosi patrimoni inestimabili, perché è un discorso che può aver fatto, oppure una risposta che può aver dato Berlusconi a Travaglio in quella trasmissione, ti apre uno scenario che se tu quella puntata non la vedi per scrivere il tuo libro e ne vedi un'altra, ti sei perso un aspetto del personaggio. Certo, hai perfettamente ragione. Comunque, continuiamo con la nostra carrellata sulla strada di Nino Manfredi e andiamo su una cosa che ricordo benissimo anche io, film del 63, che si intitola In Italia si chiama amore. È un documentario di un regista molto, molto poco conosciuto, Virgilio Sabel, che poi fece anche un film bello, interessante, che io ho visto e ho anche in dischetto, che è Il figlio dell'uomo. Sulla falsariga un po' pasoliniana, è un'analisi... del Cristo in maniera molto anticonformista, assolutamente non zeffirelliana, e in questo In Italia si chiama amore Virgilio Sabel fa un'analisi, erano gli anni, poi pensiamo a Gualtiero Jacopetti e agli altri, erano gli anni dei film inchiesta, è proprio un'inchiesta su come si viva in Italia il sentimento e la sessualità. Sono gli anni 60, quindi è interessante vedere anche un certo tipo di musica che c'è, è interessante vedere la 500, la 600, la 600 multipla, le donne pettinate con i capelli alla Doris Day perché andava di moda l'attrice americana Doris Day, oppure pettinate con quella pettinatura molto alta come portava la Orfei, per esempio, no? Che oggi sembrano ridicole, all'epoca erano di gran moda. E quindi perché ho selezionato questo film? Per far sentire anche la voce di Nino Manfredi, dice ma lui non si vede, no lui non si vede, si sente soltanto la voce perché in questo film lui è la voce ufficiale del film, è la colonna sonora e il racconto.
Sarebbe bello poter studiare perché Isabel ha scelto proprio Manfredi, quali sono i film che Manfredi ha doppiato, quali sono gli attori a cui Manfredi ha dato la sua voce, perché si dice sempre una voce molto popolare, con qualche inflessione forse anche un po' dialettale, pensiamo sempre a questo popolare tra virgolette. Beh, se è stato utilizzato molto anche come, come doppiatore, probabilmente andrebbe fatto anche un altro discorso sulla cifra qualitativa di Manfredi. Andiamocelo a vedere, lo spaccato. In Italia si chiama Amore. Vai. Ecco, da qui si entra nel paese dei bruni. Che c'entra? Ci sono pure i biondi. Però noi siamo famosi come bruni. I biondi, hanno dato uno scrittore svedese, hanno grandi capacità, autocontrollo, forza di carattere, resistenza al vento e agli alcolici. Però nel cuore del biondo la donna occupa un posto assai meno importante che in quello del bruno. Eh sì. Noi bruni ci siamo creati una grande reputazione nel mondo. Ci sappiamo fare con le donne. Ed è per questo che le straniere vengono volentieri in Italia. Almeno così crediamo noi. Allo! Un italiano, quando è fermo all'angolo di una strada, non ci sono dubbi, sta aspettando una donna. Quando sta con gli amici, sta parlando di donne. Quando viaggia, è in cerca di donne. Quando cammina, segue una donna. Quando si sposa, si è fatto la donna e ha chiuso con le donne. Insomma, l'italiano ha la passione per le donne. Con questo non vogliamo dire che, per esempio, al bulgaro dispiacciano, ma l'italiano ci si dedica. Ma come si dice in inglese? Ma perché vuoi saperlo? Eh no, ma se facciamo in tempo a ritornare. Con tutte quelle che troviamo su, queste roba da campionario. Portemoi a Roma! A Roma? Ma me sta qui! Ma dove è? Io ho trovato da ragazzoni! Ma è smart, mi fa qui, mi che sei matto? Ma non fare l'imbecille! Io applauso, a posto adesso dal gas! Ciao! Grazie, grazie! Ma che fai? Ci proviamo? Ma stiamo facendo i ragazzini, dobbiamo andare in Svezia e le troviamo lì, no? Ma quelli e le svedesi possono aspettare, rimangono là! Quello che dicono all'estero di noi ci fa piacere. È vero, Teresa. Appena arrivata in Italia la donna si sente guardata in un modo particolare, in un modo che le piace. Si sente subito amata, spogliata, contesa. E beh, ci sappiamo fare. Quando siamo soli magari siamo anche timidi, ma se siamo in gruppo il dubbio che la donna non ci stia non ci sfiora neppure. La guardiamo e diciamo subito, quella me la prendo io, quella tu. Beh, questa magari la diamo all'amico. Sarà questa sicurezza, questa sfacciataggine che ci rende diversi dagli altri, simpatici. Tutto questo in Italia si chiama amore. E qui andiamo su un capolavoro, perché questo film che andiamo a presentare adesso, quindi andiamo a farvi vedere adesso, secondo me è veramente un capolavoro. Io l'ho visto molte volte, perché mi piace particolarmente. No, non è che ti piace il film, ti piace lui, Giacinto Mazzatella, con l'occhio quercio, l'occhio quercio e col fucile a cannamozza. Stiamo parlando di Brutti, sporchi e cattivi, un film di capolavoro assoluto degli anni 70, del 75, del 75, quindi esattamente metà degli anni 70, capolavoro assoluto che tutti ricorderanno sicuramente. È un film cattivo, di quelli che ti fanno, sì, ti fanno star male, poi tu ti salvi perché pensi che stai al cinema. È un film cattivo. È un film che graffia, i personaggi sono cattivi, sono debosciati, sì, sono veramente debosciati. È una sorta di fogna umana dove questi reietti della società, ma non sono soltanto dei reietti perché sono sfortunati, non hanno voglia di fare niente, hanno voglia di fregare il prossimo, vivono in una baraccopoli vicino ai liquami a cielo aperto. E vivono tutti insieme in questa casupola, padri, madri, nipoti, zii, cognati, eccetera, fanno sesso davanti agli altri, i bambini vedono tutto. Diciamo questo, una cattiveria tale che di notte, quando lui, che ha quel milione nascosto a cui tiene tanto, che poi incomincerà a mangiarsi
con l'altra che arriva e che si porta in casa, eccetera. Quando lui pensa che il figlio gli abbia rubato il milione, non è che fa finta di sparargli, gli spara veramente, gli spara veramente alle spalle del figlio. Questo qui è un film sulle miserie umane. C'è un po' il germe del neorealismo in questo film, ma al contrario dei film neorealisti in cui si raccontava la vita di povera gente, tutto sommato vittime, in questo caso si racconta, si narra la vita di povera gente, carnefice, perché sono veramente, come dice giustamente Massimo, feccia umana, cattivi, sono dei cattivi, quindi uno spaccato sulla vita dei cattivi, che esistono davvero, sono sempre esistiti. Io, quegli anni, Dario, tu sei più giovane di me, io andavo a Roma e queste baraccopoli c'erano, io ricordo, vicino all'acquedotto romano, dove adesso hanno fatto dei campi da tennis, eccetera, e c'erano tutte le baracche appoggiate all'acquedotto, e loro vivono proprio in una baraccopoli che è stata fino agli anni Ottanta, c'è stata a Roma. Ed è un film che è bello, Mascola era bravo, era molto bravo, è un film che è un trattato di antropologia umana, e quando si scende in certi gironi infernali, quando tu vai ancora adesso nella periferia romana la sera o scendi sotto la metropolitana di Roma, vedi delle scene da girone dantesco, dantesco, certamente. Alcune crude che ti danno una tenerezza infinita, che tu vorresti abbracciare delle persone, ma alcune sono quando vedi davanti a 100 persone il personaggio che si alza e fa la pipì contro un muro, incurante della sua nudità, che beve... Però stiamo parlando di un'altra cosa, Massimo, sì. Qui stiamo parlando di Clochard, dei Barboni, eccetera. Ma io parlo anche di come certe volte l'abiezione dell'uomo che si lascia andare fino in fondo. Assolutamente, ma qui stiamo parlando di un fatto che probabilmente in pochi ricordano, cioè che a Roma, quindi nella capitale d'Italia, fino a 30 anni fa c'erano delle baraccopoli dove non abitavano degli immigrati clandestini o dei rom etnie diverse, abitavano italiani, romani che abitavano all'interno di città fatte di quello che potevano anche trovare, operai del sud che lavoravano in cantieri, gente vicino italiana, non degli stranieri delitti, delle persone della nostra nazione come noi. Quindi voglio dire, fino a 30 anni fa nella nostra capitale c'era gente che, come si dice adesso, attenzione, andare in Brasile, le favelas, eccetera, c'erano anche qui. Quindi stiamo parlando di pochi anni fa, tutto sommato. Quindi comunque andiamoci a vedere questo pezzetto di Brutti, Sporchi e Cattivi. Eppure stanotte ci avete provato, ladra, mariole e disonesti. I soldi miei non si toccano. Voce che la calcio viva ma cercata era mia, eppure i soldi dell'assicurazione sono mie. Gli è chiaro? E se non è chiaro vi schiarisco la ceruella con una fucilata. Farabutta pigliangulo. Questa è casa mia, frappicata con le mani mie, pantone su pantone. E voi ci abitate come all'albergo, a gratis, e senza cacciare una lira. Opla! Bello, bello, zio, bacioccone, brrr, io me lo mangerebbe. Bello, opla, opla, dolce. Ma che sei matto, ma io ho il sangue alla testa, no. Ma che è strillo? È buco, no. E vattene, capirai per quello che ti è costato. Ma vada. A Gaeta, mi votaste 5.000 lire, sì o no? Il milione è mio e nessuno me lo tocca. Almeno dammene 3.000. Sfruttatori profittanti. Dammene 2.000, sennò come ci vado a cercarmi il lavoro? A piedi? Che cerchi? Tu cerchi lavoro e preghi la Madonna di non trovarlo. E voi fate del carissimo. Sto aspettando. Tu moment. La forza nascita. Ma io vi caccio da casa tutti quanti siete. I parenti sono come gli stivali. Più sono stretti e più fanno male. Volete di quattrini? Cercatelo pure voi, un occhio con la calcia viva, se volete i soldi.
E stai a bene? Ah, vai, dai, esatto, c'è una questione di Diego per piedi. Madonna, quanto è tardi. Maria Libera! Ma guarda che se non fa bene, poi ci sono lì, eh? Dammene, mi... Reggi il cubo, dietro. Dammene 500. Linnea, ecco, sono pronta. Se arriva il trombetto, falla aspettare. E come no? Dammene 300. Aspettiamo mia sorella, e quella aspetta. 200. Certo, almeno dammi un bacino. Ma la volete far finita tutte le mattine sta storia? Ma che è un incellente, un dio? Questo è giallo, che è la roba, dico! Ma stanno davanti, tu mi la dire! È impossibile, perché la mia è che dentro la morta, te la motocicletta! La motocicletta in casa! Non posso macinare tutte e due! E io c'è la roba a martellate, quella vespa! Sta qua gratis, senza pagare una lira, e manco è figlio mio. È figlia a te. Non è figlio mio. A chi è figlia allora? E lo domanda a me. Domandala a quella zoccola che sei. Gli è nato o no a dicembre? E me? Gli erano 2 anni che stavo in galera e ho uscito a maggio. Quella è nata a dicembre, dice me. Me? È nato settimino. No, è nato figlio di puttana. Ma io vi caccio di casa tutti quanti. Che pure stanotte ci avete provato a rubarmi i soldi, pure stanotte. Oh, via da scroccio! Io pure ho scelto da papà! Vediate disonesti. Vina no, non, vi. Una fucilata in capo a tutti quanti. Non sarà oggi, sarà un domani. E andiamo a concludere questa carrellata dedicata a Manfredi con un film sempre del 58, Caporale di giornata. Ora voglio dire, Cardillo ha selezionato per questa prima puntata dedicata a Manfredi tutta roba vecchiotta per quanto riguarda Manfredi. Chiaramente poi andando avanti vedremo anche cose un po' più... Anche più antiche. Anche più vicine a noi. Allora, andiamo a parlare di questo Caporale di giornata, Massimo. 2 volte la ciociaria qui, Manfredi, ma il film è anche di Carlo Ludovico Bragaglia, e c'è anche Arturo Bragaglia nel film. Noi queste cose non le diciamo mai, non le ricordiamo mai, ma Arturo Bragaglia, su cui poi in quegli anni anche i fratelli scrissero delle belle cose, Arturo Bragaglia sia in film con Totò, sia nei film di Mattoli, sia con il fratello, eccetera, anche con De Sica, ha fatto più che il caratterista in tanti e tanti film dove la sua presenza è gradita, è bella, è riconoscibile e amabile, perché pur avendo dei ruoli piccolini ma sono dei camei di grande grazia, questi di Arturo Bragaglia. Ecco, un altro dei personaggi che andrebbero recuperati in questo pantheon del cinema in ciociaria, perché è importante, perché hanno preso parte, credo che fosse Totò cerca casa, per esempio, o Totò all'inferno. Sono dei ruoli molto particolari, riconoscibilissimo per quel naso un po' prolungato all'insù, un po' alla Cyrano, ma sono dei ruoli belli, dei ruoli che si sono fissati nella memoria, quella memoria che fa dire a delle persone che stanno parlando di cinema: ma ti ricordi quella sequenza, ti ricordi quella volta che, ti ricordi? Perché siamo ancorati a quella smorfia di Totò, siamo ancorati a Carlo, a... Certo. È molto importante questa cosa che hai detto su Arturo, perché in effetti tra i fratelli è probabilmente quello che ha determinato i maggiori successi attraverso le sue tecniche fotografiche, attraverso, però è quello che poi alla fine ha raccolto meno da un punto di vista della celebrità. E... questo film è ambientato anche questo in una caserma, Caporale di giornata, del 58-59. In una caserma, insomma, appare un bambino. Cosa ci faccia questo proprio piccolo? Cosa ci faccia? Si sa che è il figlio di Felice. Ma chi è Felice? A un certo punto c'è una battuta, pure il colonnello si chiama Felice. E quindi bisogna interrogare tutti i militari di nome Felice per sapere di chi sia questo bambino. Figlio. Da qui nascono una serie di equivoci, nei quali è proprio il terreno preferito di Manfredi. È ovvio, tu hai detto, sono film degli anni 50, degli anni 60, era un altro Manfredi che stava in continua evoluzione, poi nel corso degli anni
Manfredi ha cambiato, per esempio, se io penso al Manfredi che fa il Manfredi insieme a Claudia Cardinale di Nell'anno del Signore, certo, oppure certo, penso a Monsignor Colombo, in nome del Papa Re, Monsignor Colombo, certo, quando alla fine lui si mette contro i gesuiti e rifiuta di dare la comunione al Papa Nero dei gesuiti dicendo a voi no e pagando tutte le conseguenze. Beh, questi cominciano ad essere ruoli molto più pregnanti, per non parlare poi del Girolimoni, stasera è la terza volta che lo nomino, perché è un film importante. Voglio dire, Manfredi, Stefano degli Aviatori, in continua evoluzione, non si è stilizzato in una sua cifra ed è stato sempre uguale, cioè non è stato Nino che ha interpretato in ogni film lo stesso Manfredi. Certo. Ma ci sono tanti Manfredi, il Manfredi degli anni 50, il Manfredi degli anni 60, il Manfredi della televisione, il Manfredi che gesticola e parla in un certo modo quando viene intervistato durante Canzonissima, il Manfredi degli ultimi anni e il Manfredi, l'ultimo Manfredi, la fine di un mistero, che è García Lorca, anche di quello mi piacerebbe parlare un po' più approfonditamente le prossime volte, che è un film straordinario. Mi dispiace che sia stato così poco visto, perché ricordo che quando ci fu a Frosinone in sala eravamo in quattro, io, mia moglie, altri due spettatori più l'operatore, ed è un peccato, perché è un bellissimo film che entra di diritto nella filmografia sulla guerra civile spagnola e su García Lorca. Benone, allora noi vi lasciamo con Caporale di giornata e vi rimandiamo alla prossima puntata, parleremo sempre di Nino Manfredi e sempre insieme a Massimo Cardillo. Grazie a tutti, ciao, buonasera. C'è anche un biglietto. Sarà la bassa di entrata. Che cosa facciamo? Senti, che facciamo? Gli infermieri. A quel mascalzone di Felice. È evidente che il padre si chiama Felice. Ed è pure evidente che il padre di questa sventurata creatura è un militare del nostro reparto. Ma è una parola trovare un Felice tra tanti soldati. Lo troveremo. Ma e se lo trovo? Lo sbatto dentro finché il figlio non esce di caserma. Signor tenente, a proposito, il colonnello si chiama Felice. Ma come ti permetti? Beh, il colonnello. E poi il colonnello non è in età di... Già. Vai a chiamare il caporale di giornata. Io sì. Sollevare le ginocchia, caporale. Petto in fuori e lingua in dentro. Alt! Era meglio la marcia. Ma caporale, dove sporta hai fatto? La tecnica della stile libero? Per regola tua, l'esercito ha strappato questo putto al ring. Corradini qua può testimoniare. Oh, ma guarda. Caporale, stai... giornata. Riporta la tenente. Pure. Sbrigati. Se ci vado piano piano, che succede? Ehi tu, vai in fureria e fatti dare i ruolini. Signor sì. Voglio vedere chi sono i felici. Quelli che stanno per andare in congedo. Ma non faccia lo spiritoso, maresciallo. Permesso? Sei tu il caporale di giornata? Signor sì. Vieni qua. Prendi in consegna questo bambino, tiè. Beh, che hanno anticipato? La leva? No, questo è volontario, purtroppo. E io che c'entro? Io sto allenando la squadra pugilistica. E adesso gli occupi pure di lui, finché non troviamo il padre. Attenti! Il colonnello? No, dicevo, attenti che il bambino mi fa la pipì addosso. L'ha già fatta, riposo. E adesso vatti a far dare una fascia ventriera per cambiarlo. Poi lo porti in infermeria e gli dai da mangiare, va bene? Oggi c'è spezzatino con patate, gli piacerà? Oh, arrangiati tu. Attenti! Un'altra ora. No, è il colonnello. Quaglia.